tutti e benvenuti in questo video, in particolare in questa che è la seconda parte del tutorial per realizzare il bikini. Vi devo dire due piccole cose che se vi interessano le ascoltate, altrimenti skippate, andate nell'annotazione che vi porta direttamente all'inizio del tutorial. Ok, queste due cose. Allora, la prima, oggi faremo lo slip, non preoccupatevi che non entra neanche nell'inquadratura. In questi bikini all'uncinetto sembra che lo slip sia più grande rispetto ai bikini in lycra, un tessuto elasticizzato, perché noi siamo abituati a vedere quelli che comunque quando uno li indossa, no, si allargano, no, e praticamente diventano indossabili. Questi qua non hanno un'elasticità, diciamo, molto pronunciata, per cui già bisogna farli della misura, ecco, che quelli invece in licra assumono quando vengono indossati. Ok, credo di essermi fatta capire in qualche modo. Li dobbiamo fare già come se li stessimo indossando. Ok, seconda cosa, veloce anche questa. Avete gradito molto, no, la prima parte del bikini, grazie per le visualizzazioni e tutto, e anche per i commenti positivi, eccetera, almeno che avete fatto sui miei social. Poi ho visto che alcuni di voi hanno condiviso sui propri social questo, il bikini, e sotto magari c'erano, a me queste cose arrivano perché quando uno condivide io vedo, no, il risultato di queste condivisioni, per cui c'erano dei commenti che dicevano: ma per carità, questi bikini all'uncinetto fanno schifo, si rovinano subito, non ci si può andare in acqua, non lo fare, lascia perdere, l'ho buttato, l'anno scorso ne ho fatto uno e l'ho buttato, insomma cose del genere. Va bene, io in alcuni momenti mi sono anche intromessa, ho detto: guardate, è chiaro, questi bikini qua non possono sostituire quelli in licra, non hanno la stessa vestibilità, non hanno la stessa funzione, cioè la funzione di andare magari nell'acqua, farlo asciugare indosso 3 o 4 volte in una giornata in pieno sole, per di più l'acqua salata, quella del mare, clorata, quella delle piscine. E questi qua, trattati in quella maniera, possono, diciamo, un attimo rovinarsi. Questo qui rappresenta più un vezzo, no? Diciamo una cosa in più. Non si può dire, quindi quest'anno io il bikini non lo compro perché mi faccio quello all'uncinetto. No, credo proprio che non sia così. Quindi, per carità, voi fateli tranquillamente. Però ecco, lo indosserete, che ne so, per prendere il sole, ma ci potete anche andare in acqua. Adesso io voglio dire, se state al mare 5 giorni, una settimana, non succederà nulla. Se abitate in un posto di mare dove lo mettete un giorno sì, quell'altro pure, è chiaro che a settembre questo non credo possa, neanche con gli altri costumi, credo che dopo 3 mesi, no, di utilizzo, ecco, intenso così, siano come quando uno li compra. Benissimo, quindi su questa cosa ci siamo ormai chiariti. Io comunque sono convinta, ecco, che lo indosserete, che ne so, la sera in spiaggia, quando andrete a fare una grigliata con magari una gonna sotto, oppure un copricostume, li metterete ai bordi della piscina quando state a parlare con le amiche, a giocare a carte, a fare le parole crociate, io adesso che ne so. Insomma, in tutti quei momenti, no, un pochino di relax, che non prevedono, che ne so, tuffi, cose, pesca subacquea e grandi cose. Va bene, a settembre comunque ci sapremo ridire come si è comportato il costume qua. Le misure che dobbiamo fare, sempre per la taglia 42-44, sono 35 di larghezza e 26,5 di altezza. Si inizia a lavorare da qui con una catenella e si va a realizzare la parte posteriore, tutto qua fino al bordino, fino a questa parte, ecco, a quadrettini. Poi si riprende la lavorazione qua e si procede con la parte anteriore, sempre fino al bordino. Successivamente si vanno a fare le cuciture ai fianchi, quindi in questa parte e nell'altra, e quando sarà tutto unito si va a fare l'ultimo giro di ventaglietti. A partire da una catenella di 19 punti, noi facciamo due giri, quindi il primo e il secondo, con 18 mezze maglie alte. Dal terzo fino al 14° giro del dietro, perché stiamo facendo il dietro, facciamo gli aumenti a giri alterni. Quindi in un giro noi mettiamo gli aumenti, uno all'inizio e uno alla fine. Nel successivo ripetiamo lo stesso numero di maglie che abbiamo ottenuto.
Nel terzo giro facciamo 2 catenelle che mi sostituiscono la prima mezza maglia alta. Volto il lavoro e nello stesso punto metto un'altra mezza maglia alta, perciò un aumento. Ecco, alla fine quindi metto l'aumento, per cui la maglia numero 19, che è questa, e nello stesso punto la numero 20. Il quarto giro lo faccio con 20 mezze maglie alte. Sono al 14° giro con 30 mezze maglie alte. Cosa ho fatto finora? Ho avviato 19 catenelle e su queste sono andata a realizzare 18 mezze maglie alte nel primo giro, che poi ho ripetuto nel secondo. Nel terzo giro ho messo 2 aumenti, uno all'inizio e uno alla fine, e ho ottenuto 20 maglie che poi ho ripetuto nel quarto giro. Nel quinto giro ho fatto ancora un aumento all'inizio ed uno alla fine e ho raggiunto 22 maglie che ho ripetuto nel sesto giro. Settimo giro aumenti 24 maglie e che ho ripetuto nell'ottavo giro. Nono giro aumenti 26 maglie e anche nel decimo giro 26 maglie. Nell'undicesimo giro un aumento all'inizio e uno alla fine 28 maglie che ho ripetuto nel dodicesimo giro, poi nel tredicesimo giro ho messo ancora un aumento all'inizio e uno alla fine, ho ottenuto 30 maglie che ho ripetuto nel quattordicesimo giro. Qui sono 6 centimetri. Attraverso questi aumenti io arrivo al quattordicesimo giro con 10 centimetri. Anche queste misure sono importanti, io ve le dico così man mano che andate costruendo, no? Lo slip vi potete regolare con le misure. Adesso ci sono tanti giri da fare, in particolar modo 20, aumentando sempre 2 maglie, quindi in ogni giro aumentiamo una maglia all'inizio e una alla fine. Quindi adesso partiamo nel quindicesimo giro con 32 maglie e arriveremo al 34° giro con 70 maglie. Sono al 34° giro, 70 mezze maglie alte e 26 centimetri circa di larghezza. Adesso dobbiamo fare 11 giri con 4 aumenti, cioè mettere 2 aumenti all'inizio e 2 alla fine. Non li possiamo mettere logicamente di fila questi 2 aumenti perché verrebbe troppo ventaglio qua. Per cui magari, che ne so, mettiamo un aumento qua all'inizio subito, poi lasciamo una maglia o due e poi andiamo a mettere ancora un altro aumento. Poi facciamo tutte le maglie e ne metteremo uno magari sulla terz'ultima e uno sull'ultima. In questo modo noi aumenteremo 4 maglie ogni giro e da 70 maglie del 34° giro raggiungeremo 114 maglie nel 45° giro. Per cui adesso vi faccio vedere come si mettono questi aumenti e poi, va bene, anche se è una cosa piuttosto semplice, poi ci ritroveremo al 45° giro. Come prima mettiamo questo aumento all'inizio, quindi le 2 catenelle e un'altra mezza maglia alta nello stesso punto, così. Poi mettiamo una o due mezze maglie alte, io in questo caso ne vado a mettere due. E subito l'altro aumento. Su 4 maglie del giro precedente, io in questo giro qua ne ho messe 6. Alla fine vado a mettere il primo aumento sulla quart'ultima maglia. Faccio ancora 2 mezze maglie alte. E sulla maglia segnata, questa che è l'ultima, vado a mettere l'altro aumento. Sono al 45° giro con 114 mezze maglie alte. Il risultato dei nostri aumenti sono questa specie di ventagli, ecco, che noi abbiamo ottenuto qua ai lati, sia a destra che a sinistra. Sono quelli che serviranno per andare proprio a costruire le parti laterali qua ai fianchi dello slip. Questa misura è di circa 39,5-40 cm. Adesso nei successivi 4 giri, quindi 46, 47, 48 e 49, andiamo a ripetere 114 mezze maglie alte.
Fatto anche il 49esimo giro, adesso noi qua sopra andiamo a mettere 6 giri con il motivo a quadrettini, no? Così finiremo la parte posteriore, ecco, dello slip e potremo passare alla realizzazione della parte anteriore. Sono al 55esimo giro perché 49 più 6, che sono i giri, no, di questo motivo a quadrettini, fa appunto 55. A fare questi 6 giri ci vuole pochissimo tempo perché questo motivo, ecco, è molto molto veloce da realizzare. Quando andremo a cucire anteriormente, il risultato sarà questo. Possiamo passare a lavorare la parte anteriore. Prendiamo prima di tutto il dritto del lavoro, che è questo, e andiamo a fare 18 mezze maglie alte sopra le 18 catenelle. Faccio 2 catenelle, volto il lavoro e poi vado a mezze maglie alte sopra le mezze maglie alte sottostanti, sempre con lo stesso numero, per cui 18. E con queste 18 mezze maglie alte io faccio 6 giri, quindi 1, che è questo che abbiamo fatto, e poi altri 5. La parte anteriore dello slip non andiamo a farla insieme perché si tratta di applicare bene o male le stesse cose che abbiamo fatto nella parte posteriore. Adesso quindi io vi scrivo gli aumenti che bisogna mettere in ogni giro e ricordiamoci che quando gli aumenti sono due per giro li andiamo a mettere uno all'inizio e uno alla fine. Quando invece sono quattro ne mettiamo uno all'inizio, facciamo 2 mezze maglie alte e poi ancora un altro aumento e poi sulla quart'ultima maglia dalla fine mettiamo l'aumento, facciamo ancora 2 mezze maglie alte e sull'ultima maglia il quarto aumento. Ecco qui tutto lo slip realizzato, la parte anteriore e quella posteriore. Mettiamoci sul rovescio del lavoro e andiamo a cucire i fianchi. Andremo a cucire necessariamente che cosa? I 6 giri del motivo a quadrettini della parte posteriore di quella anteriore e poi questi 4 giri sempre della parte posteriore di quella anteriore. A questo punto possiamo dedicarci a rifinire il tutto, in particolar modo facciamo 2 giri di maglie basse qua intorno e mi raccomando lo stesso numero sia a destra che a sinistra, ecco qua intorno. E cerchiamo di togliere un pochino queste punte e di fare una cosa armonica, ecco, non troppo stretto, andarci semplicemente intorno. Mentre qua sopra, sopra il motivo a quadrettini, ci facciamo un giro soltanto di maglia bassa perché poi faremo i ventaglietti. Come abbiamo fatto nel reggiseno, no? Per fare la maglia bassa in questi quadrettini andiamo a mettere 2 maglie dentro ogni quadrettino e saltiamo la mezza maglia alta qui, ma è la stessa cosa che abbiamo fatto, appunto, come dicevo, nel reggiseno. Dopo aver rifinito il risultato è questo, qui ci sono i 2 giri a maglie basse, mentre qua solamente un giro qui sopra. Ok, qua stavolta ho messo un fiocchettino ad ornamento e voi potete fare come volete, a inventarvi qualsiasi cosa. La volta scorsa ho messo ad esempio quelle perline di legno con una catenella. Adesso andiamo a fare i ventaglietti e sono come quelli che abbiamo fatto per il reggiseno e quindi ne ho già fatti un po', ma è la stessa cosa, cominciare da qui o proseguire. Dobbiamo saltare una maglia di base, questa, e andare nella successiva con 5 mezze maglie alte. Una, due, tre, quattro e cinque. Saltiamo ancora una maglia di base e nella successiva facciamo la maglia bassissima. Continuiamo a ventaglietti tutto qua intorno e avremo finito anche lo slip. Questo tutorial termina qui e credo di essermi spiegata abbastanza bene. Per qualsiasi problema, speriamo non ce ne siano, però qualora ci fosse qualcosa, usate i commenti per contattarmi tranquillamente. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, per avere le notifiche e per darmi anche un attimo di entusiasmo, in quanto
se vi iscrivete, io capisco che queste cose che vado mettendo vi piacciono, le gradite, e quindi continuo tranquillamente per questa strada.